Signori, buonasera, benvenuti all'ennesimo incontro dell'Associazione Culturale Progetto Nuova Sintesi. Siamo qui in questa grigio tardo pomeriggio, quasi serata di primavera, per parlare di un argomento un po' particolare, un argomento che, ecco, guerra, vaccini, clima, prospettive di lotta contro il dominio globale. Un titolo che, come dice, direbbe Nietzsche, è per tutti e per nessuno, quindi vuol dire tutto e vuol dire nulla, diciamo un sacco di cose e il contrario, e il loro contrario probabilmente anche. Oh. Però prima di iniziare volevo presentare, per chi non ci conosce, lo scopo di questa associazione culturale, il progetto Nuova Sintesi lo dice chiaramente. Crediamo che il sapere debba essere un condensato di tutto insieme, olistico, cioè raggruppare tutte le forme di sapere sotto un unico minimo comune denominatore. Perché? Perché oggi si tende ad una parcellizzazione, frammentazione del sapere che relega la nostra coscienza, perché sapere è conoscere potere, sapere è potere dominare la realtà, relega la nostra conoscenza ai criteri di dominio instaurati dalla economia tecnica, dalla tecno-economia. Quindi importantissima questa premessa. Per questo si chiama Progetto Nuova Sintesi. Sintesi, abbiamo fatto conferenze di filosofia, di esoterismo, anche di poesia, abbiamo parlato di svariati argomenti, perché tutto è un kaipan, tutto in uno, come dice una scuola a Jena, nello Stift, dove c'erano Herder ed Hegel, tutto in uno, uno è tutto, il molteplice è uno, uno è molteplice, questa è la cosa più importante. Oh. Presento rapidamente, per non perdere troppo tempo, i due relatori. Stasera parto da lui, l'ospite, prima parlerò io, però l'ospite d'onore stasera, perché Gabriele lo conosciamo già, è Orazio Fermiani, Veiens Fures. Lui è un grande, è un vecchio combattente, ha fondato l'associazione Alba Mediterranea, ha fatto, svolto una politica contro il potere sempre in prima fila con le denunce, ragazzi, ha denunciato tutti i presidenti della Repubblica, addirittura il Papa, e una cosa per cui merita un applauso, ha mandato a quel paese Draghi alcuni anni fa durante un convegno sulla moneta, Draghi pure zitto, quindi un grande, grandissimo, e siamo io e lui insieme ad altri amici stati tra i primi, quotidiano Rinascita, a parlare contro l'euro, siamo stati tra i primissimi quando ancora qui l'euro, ma è una cosa che serve, che no. Passando all'altro relatore, è una persona, è un grande politologo, è uno studioso di neuroscienze, un analista politico, studioso della mente umana, grande studioso, giornalista, anche lui ha scritto su varie testate giornalistiche, commentatore, e ci parlerà dal punto di vista scientifico di un'altra scienza, però non quella che oggi ci stanno imponendo a furia di vaccini, veleni e inganni vari. Lui quindi fa parte di quella altra scienza di cui non si parla perché non fa comodo. Io chi sono? Io sono fondatore di questa associazione culturale, ho un curriculum di giornalista, ho collaborato per tantissimi anni col quotidiano Rinascita, dopodiché ho scritto anche qualche cosa su Ribelle di Massimo Fini e su Giovane Italia, ho pubblicato due libri, uno sulla globalizzazione e un altro sul pensiero differente d'Occidente, il fascino discreto dell'Occidente, cioè sul pensiero non ortodosso dell'Occidente, l'altro alle origini della globalizzazione. In più, adesso collaboro tuttora con la testata online, prima con ereticamente.net, adesso con pagine filosofali, amici con cui facciamo discorsi anche di filosofia esoterica piuttosto ad alto livello, perché tutto è interrelato, nulla può essere separato a questo mondo, non è un sapere specialistico. E adesso passiamo alla trattazione del nostro argomento. Allora, noi quando parliamo di lotta al controllo globale, cosa è globale? Allora, dobbiamo chiarire, perché sennò non ci capiamo. Globalizzazione è un fenomeno che, diciamo, se quando la gente ne parla come di un qualcosa degli ultimi 30-40 anni, non è così. La globalizzazione occidentale, questa fase della nostra civiltà, c'ha almeno 4 secoli, ma parte anche da prima. Io ve la faccio molto breve. La globalizzazione, così come la intendiamo noi, parte dal discorso del pensiero unico, cioè omologare un'unica forma di pensiero il mondo intero. E questo parte, già questo va detto senza peli sulla lingua, con la tarda città ellenistica e con il cristianesimo. Il cristianesimo, il monoteismo, i monoteismi sono le prime, diciamo, narrazioni globalizzanti della storia dell'uomo, perché impongono un credo comune con una finalità escatologico a tutto il mondo, a tutti quanti. Quindi la venuta di una Gerusalemme celeste, una Gerusalemme in terra.
Questa Gerusalemme in terra, dietro questa Gerusalemme celeste, diverrà una Gerusalemme materiale. Quando? Nel tardo medioevo, con la Rinascenza, con la nascita del protestantesimo, il monoteismo da religioso diventerà un monoteismo mercantile. Il protestantesimo sarà veicolo di questo discorso, trasferirà al ceto mercantile questa forma di monoteismo, che diverrà un monoteismo così come modello socio-economico, un modello socio-economico di imposizione al mondo, cioè quello che diverrà poi il liberal capitalismo. Dal 1600 in poi, con l'avvento del primo razionalismo e il proto-illuminismo, si verifica un fatto inedito nella storia umana, una sintesi che io definisco hegeliana, cioè la nascita del pensiero tecno-economico. La sintesi perfetta tra la tecnica, la scoperta scientifica e l'economia. Ad ogni scoperta scientifica vi deve essere un risultato economico. Cosa? Non è che gli antichi fossero retrogradi o c'era un altro concetto della scienza. La scienza era qualcosa di sacro, per cui era relegata anche a poche persone. L'ambito sapienziale era relegato a coloro che sapevano davvero, sapevano come usare le fonti della conoscenza. Dal 600 in poi la scienza diventa appannaggio del commercio, della finanza. Quindi il mondo va procedendo questa sintesi, e perché dico che è una sintesi hegeliana, una triade perfetta, scienza, tecnica e pensiero, una sintesi irrefrenabile che all'inizio costituirà il nervo di quella che noi chiamiamo oggi economia produzionistica. Prima fase rivoluzione industriale, seconda fase produzionismo di Taylor, Ford e compagnia bella. La terza fase è la finanziarizzazione dell'economia, ovvero la produzione dal nulla di titoli cartacei che io ti emetto e tu paghi. Tu c'hai una moneta in tasca che paghi, tu paghi il costo di una moneta. Allucinante, i soldi che abbiamo in tasca non sono così, questo è un discorso allucinante. Qual è la caratteristica fondamentale del globalismo attuale? Il globalismo attuale è una forma di pensiero che io definisco un'egregora, un ectoplasma. Un pensiero che non si può fermare. Io vi potrei stare a parlare per ore del Davos, del come si chiama? Sì, VGS, potrei parlarvi della Trilateral Commission, del Bilderberg, potrei parlarvi di quel bastardo di Klaus, come si chiama? Schwab, ecco, di Schwab. Vi potrei parlare di Bill Gates, vi potrei parlare di quella pervertita della signora Clinton, di tutta questa bella gente qua. Però questi signori nulla possono, perché loro, anche se lo volessero, sono al servizio di questo pensiero, non possono farne a meno. Qual è il meccanismo dell'economia liberal capitalista, che oramai è sfuggita di mano pure ai loro creatori? È un meccanismo di innesto crisi sempre più violente e sempre più repentine, un'ascesa micidiale, una discesa altrettanto forte, perché bisogna guadagnare sempre di più e sempre in meno tempo, e ci sono sempre meno risorse per guadagnare. Vedete, prima il capitalismo speculativo toccava con questo meccanismo solo i popoli del terzo mondo, no? L'indebitamento degli anni 50, 60, 70, fino a 80 andava bene. Dagli anni 90 in poi, con la caduta dell'ultimo baluardo, di resistenza agli Stati Uniti, con la caduta del muro fatidico, l'America ha potuto, perché il capitalismo, il liberal capitalismo ha la sua sede, diciamo, apparente negli Stati Uniti, si è potuto espandere a 360 gradi con questi meccanismi di economia libera, che però non riescono a stare appresso alle esigenze, non possono stare appresso alle esigenze dei popoli. Per cui che cosa succede? Devo raccogliere il maggior numero possibile di risorse finanziarie per poter guadagnare il più possibile, spremendo più possibile chi mi sta sotto. Se prima questo meccanismo riguardava i popoli del terzo mondo, oggi riguarda anche noi, piccoli benestanti o extrani occidentali. Cosa è successo negli ultimi anni dopo l'ultima crisi del 2008, la più grave, perché le crisi finanziarie già c'erano state, ma erano cominciate nel 94 con quella messicana e con quella italiana, con la svalutazione della lira da parte del caro Topolino Amato. Poi nel 97-98 abbiamo avuto la crisi, abbiamo avuto le crisi delle tigri dell'Estremo Oriente, le tigri del sud-est asiatico, dopo nel 98-99 Argentina e Brasile, dopo nel 2001 la crisi dell'industria informatica americana, e anche in un famoso fondo che nel 98 fu la premessa della crisi del 2008, quella dei mutui subprime.
Cosa è successo? Chiaramente negli anni 90 la gerenza di Cerniera Svelta Clinton ha liberalizzato i junk funds, cioè l'immissione, la possibilità di raccogliere titoli spazzatura nel tuo, da parte delle banche, cosa che prima era molto difficile, e la fine della legge Stiglitz. La legge Stiglitz che distingueva tra banche d'affari e banche commerciali. Quindi questi sono due eventi pilastro, cardine, che la gerenza del signor Clinton, nessuno se lo ricorda, ha provocato un vero e proprio casino, scusate la parola romana. La crisi del 2008 è una conseguenza naturale di tutto questo meccanismo perverso, per cui l'accumulo deve essere sempre più rapido per bruciare più rapidamente e guadagnare di più, e non si può fare a meno, questo meccanismo non si può fermare. A un certo punto nel 2008 però questi signori, dopo il 2008, si sono accorti che qualcosa non andava, le opinioni pubbliche di mezzo mondo cominciavano a prendere coscienza di qualcosa, non era più una coscienza ideologizzata dai parametri di una forma di messianismo come era quello marxista, che poi arrivava quasi alle stesse conclusioni di quello liberal capitalista, perché decretando una società di uguali però omologata, era una forma di omologazione che messianica, che viene dalla stessa forma pensiero che contraddistingue il liberal capitalismo. Infatti si auto muore per autoconsunzione, si autodistrugge. Problema un altro, cominciano a sorgere tante proteste trasversali, dall'Indonesia alla Francia, al Cile. In Italia abbiamo per la prima volta un governo trasversale giallo-verde, che poi lasciamo perdere la fine che ha fatto, e la cosa mette in ansia tutti questi signori che dicono, qui cominciano a mettere in discussione, si parla di basta con questa Europa, basta con questi modelli, recupero sovranità, sono slogan che vanno avanti da molto prima del 2020. Allora questi signori cosa fanno? Sentono l'esigenza di tirare le corde del sacco. Se siamo andati finora piano piano perché ci conveniva, poi c'era stata la fine della seconda guerra mondiale, gli accordi di Bretton Woods, per cui l'America aveva bisogno di un interscambio produzionista con le nazioni dell'ovest dell'Europa, non c'è niente da fare. Adesso l'America non c'ha più bisogno di niente, deve far pompare questi mercati e sbrigarsi, anche perché poi si è indebitata con la Cina. Che poi la Cina, se l'America un giorno non paga più la prima mazzata in testa, è un altro discorso. Però c'è questo discorso. Allora che cosa succede? Bisogna tirare le corde del sacco e si crea il più mostruoso esperimento di ingegneria sociale degli ultimi 70-80 anni, quello della pandemia. La pandemia, questa finta pandemia, questa scusa che hanno trovato per mettere tutti in casa, per terrorizzare tutti, per stoppare il mondo, e specialmente perché? Per cambiare parametri economici e di modello di sviluppo al mondo, e li segue la seconda branca di questo esperimento. Se questo esperimento di ingegneria sociale riesce a metà, perché ci sono proteste e cose, ma comunque vedono che il popolo non reagisce. Oh ragazzi, ci siamo fatti mettere il zampe in testa da Conte, mica da Stalin o da Hitler, ci siamo fatti prendere in giro da Speranza, mamma mia, Speranza, ma avvocato, cioè, voi vedete Speranza accanto a, che ne so, Stalin, a Hitler, a Mao, a ma dai, forza. E già questo vi fa capire i popoli europei a che punto siano arrivati. Allora bisognava trovare il secondo parametro, è quello della green economy. Dice, ma tu sei cattivo, sei contro l'ecologia, sei contro, vuoi il mondo inquinato? Manco per niente, nessuno vuole il mondo inquinato, sporco o avvelenato. Il problema è un altro, che questi signori ci hanno raccontato un sacco di fregnacce. Il sottoscritto aveva 4, aveva 5, 6 anni ed era uscito nel 65-66 il libro Primavere silenziose della Rachel Carson, in cui si parlava dell'inquinamento. C'era già negli anni 60 questa tematica ecologista. Il problema è che questi signori non ci raccontano una cosa, e questo è un problema filosofico, e seguitemi bene: ad ogni innovazione tecnologica corrisponde il proprio antidoto. Non esiste un'innovazione tecnologica che non abbia un antidoto. Faccio un esempio scemo, il più facile: il fuoco. Il fuoco nasce perché c'è umido, c'è freddo e si spegne con l'acqua. E così va per tutte quante le innovazioni tecnologiche. Non esiste un'innovazione che non abbia un antidoto. Addirittura le radiazioni si possono scaricare. C'è stato ultimamente un forum, uno di questi grandi forum, non mi ricordo quale, per adesso, per l'ecologia e per l'ambiente, e sentivo al telegiornale qualche tempo fa il commentatore che si è uscito con una cosa che, vedete, fa pensare. Dice sì, perché in effetti le misure che si chiedono e che si vogliono, però si potrebbe ovviare mettendo i depuratori.
Cosa vi ricorda questa parola? Vi ricordate durante il tempo di pandemia che dicevano che hanno installato alcuni depuratori all'ozono nelle scuole in Veneto? Non si è più ammalato nessuno. Però costano troppo. Ah, ecco, costano troppo per loro signori, però dobbiamo pagare noi. Questo è il problema, fare pagare a noi le loro scelte e specialmente usare l'ecologia come mezzo per appiattirci, omologare, per fare cambiare parametri a quello che è l'ordine mondiale costituito, perché l'economia produzionista adesso non conviene più e neanche quella dei servizi, bisogna omologare tutto, ci fanno gli affari su questo, a questo nuovo modello economico e via. La stessa cosa con i vaccini, terrore sanitario importantissimo. Sparge, castrare la gente, sparge nella gente la convinzione che si è impotenti di fronte all'eventualità della vita e che solo loro, solo questi signori ci possono salvare, quindi rassegnarsi e farsi lo facciamo per il tuo bene, no? Era lo slogan che ricorre, andrà tutto bene, lo facciamo per il tuo bene, non andava bene niente e non hanno fatto niente. Oh, adesso io, di fronte a tutte queste che sembrano delle parole bellissime, quale può essere la soluzione? Allora io così volevo fare questa uscita, no? La democrazia è una cosa bellissima perché è quella forma di governo che permette a chiunque di noi di demandare un altro, la delega a un altro per fare quello che io non voglio o non posso fare, cioè gestire la cosa pubblica. Però c'è un problema di fondo: cosa accade se quello qui io ho dato delega non va più, non funziona, non è capace? E se anche il partito di opposizione, perché mi hanno insegnato giochetto ai partiti, il tobacco, allora tolgo tutti e metto tobacco, se non funziona niente, allora bisogna cominciare a prendere coscienza della possibilità di potersi sostituire allo Stato. È mio dovere, io posso come cittadino, dal momento che tu non sei più buono, non sei capace, sei in malafede, posso sostituirti con la toglierti quella mano da quelli che sono i miei soldi, i miei diritti, il mio benessere, la mia felicità. Questo è il discorso importante. Potersi avere coscienza che ci si può sostituire al sistema. Nonostante loro dicono, ah no, non si può fare. Questo si può. Allora qualcuno mi dirà, scendendo nel reale, quali sono i problemi, come vuoi affrontare nel reale? Ma io vi dico una cosa, io sto sempre a pensare, per me di soluzioni ce ne sarebbero 100.000, di idee ne ho 100.000, basta, guardate, basta che vi dico, tutti noi oggi siamo tutti vittime di cartelle esattoriali pazze, sbagliate, siamo vittima di bollette che costano troppo e queste costano anche perché i soldi ce l'ha, siamo vittima di una sanità che non funziona, paghiamo troppe tasse per quello che non abbiamo. Allora uno cosa dovrebbe dire? Dovrebbe dire, le tasse me le metti a 10%, io sono per l'abolizione, per la moratoria del debito degli italiani, addirittura al condono totale, credo a questo, se no un paese non parte più. Sono per un controllo dei prezzi dall'alto, dallo Stato, per l'intervento dello Stato nell'economia, chi più ne ha più ne metta. Però io vi dirò una cosa, dopo tutto questo discorso. Sei qui Umberto Bianchi per proporre un movimento politico, iniziative politiche concrete? No! Sono contrarissimo! Perché? Perché non si può fare nulla se non si parte da dentro di noi, ragazzi. Perché secondo voi tutti questi movimenti di opposizione, partitucoli eccetera eccetera, non sono mai partiti e non sono mai riusciti a fare nulla? Dice, ma perché è colpa del sistema che non gli fa pubblicità, ma perché è colpa del sistema che li reprime? No, perché manca il sé, la coscienza del sé, l'io. E qui torniamo ai massimi sistemi, perché purtroppo le due dimensioni sono correlate, minimi sistemi e massimi sistemi, la sfera celeste con la sfera terrestre, non c'è niente da fare e non sono un discorso reale, badate bene. Allora l'uomo che cos'è? E questo è un discorso di antropologia filosofica. L'uomo è un essere che tende alla perfezione ma non ci arriva mai, è un essere perfettibile. Noi esistiamo, noi siamo potenza di esistere. Noi siamo la potenza dell'esistere, esistere viene dal latino existere, oscillare tra il tutto e l'essere, tra l'essere e il nulla, tra la vita e la morte. Noi tendiamo, c'è chi tende alla luce, tende al tutto, all'essere, c'è chi tende al nulla. Allora noi dobbiamo spingere noi stessi a tendere, dare questa pulsione, attenzione verso l'alto, la tensione verso l'essere. Guardate, c'è un discorso, noi abbiamo una particolarità come specie, l'uomo c'ha uno strumento che è la mano, c'hanno anche le scimmie, ma non è come la nostra.
La nostra mano è perfetta, c'è un pollice opponibile che funziona meglio di quello delle altri animali. Che cosa serve questa mano? Serve per stare lì a chiedere: senti, me li dai i diritti? Me la dai la libertà? Me lo concedi il benessere? Oppure serve per prendere, la prensione, che è la cosa che si impara appena si nasce, a prendere. Noi siamo fatti per prendere, siamo esseri in potenza. Ma questa società, questo sistema che ci conosce, ci vuole fare diventare impotenti, depotenziare. È questo il discorso. Allora, qual è, che cosa serve questo discorso? Acquisire potenza significa acquisire conoscenza, acquisire coscienza, perdonatemi, della propria potenza interiore, di quella magia che gli iranici chiamavano Mag, quel fuoco interiore che ci permette di far sì di identificarci con l'oggetto della nostra riflessione. Qua c'è una situazione anche a me, io sono quella situazione. In sanscrito si dice tat vam asi, tu sei questo, io sono quella situazione. E dal momento che tu sei quella situazione, se tu lavori su di te, lavoro alchemico, lavori sulla realtà. Allora voi adesso mi direte, questo è pazzo, perché come invece parlate di politica, di soluzioni reali, ci parla di cose astratte, no? Queste non sono cose astratte, né si pretende che qualcuno di noi o di voi diventi un mago o un superuomo, ci mancherebbe altro, è molto difficile, uno su un miliardo, uno su un milione, mettiamo così, essere buoni. No, ma è già lo sforzo, è già il dire io sono potenza in essere, io posso, e non è un discorso da fare così, io posso a parole, già prendere le cose così è già un primo passo verso la vittoria, ragazzi. Il problema di tutti questi movimenti è che non hanno, tutte queste persone non hanno coscienza di loro. Vedete, se io dico io sono, io le cose non le chiedo più, me le prendo. Allora, basterà un Umberto Bianchi e un Orazio e vi fanno un fischio in piazza, non ci andremo più in 10, saremo in 100.000, un milione. E questo è già successo nella storia d'Europa. Ricordate, è una cinese, abbiamo una fortuna. Noi occidentali facciamo parte di una civiltà bipolare, una civiltà animata da una doppiezza proprio connaturata, propria. Questa doppiezza fa sì che da una parte c'è il pensiero lineare, buonista e scatologico, dall'altra ci sono questi scatti di irrazionalità, di thumos, di volontà di andare oltre, che ci hanno fatto vincere. Vorrei ricordare un episodio della storia così. Alle Termopili, qualche migliaio di anni fa, l'impero persiano, che però non vorrei offendere, non va paragonato con gli Stati Uniti, però è persiano, molto più serio, molto più bella gente, e voleva ricoprire Grecia, prendersela così. Bastavano 300 fessi, sembrano fessi, guidati da uno determinato, e li fermavano. E a Salamina questi presero una sveglia che ancora l'impero più potente del mondo avevano dominato tutto e tutti. Presero una sveglia vergognosa. Esempio, per 100.000 uomini. Sì, sì, sì. Anche a Coso, a Poitiers, nel Medioevo, le armate islamiche, i cavalieri con i loro mantelli bellissimi, vestiti, erano stupendi di fronte a quei barbari degli europei guidati da Carlo Martello. Carlo Martello con i suoi franchi, svevi, burgundi, alemanni, li fermarono un passo, questi presero una tale scarica di legnate. Non ci hanno più trovato. Ancora se lo ricordano. Questo per dire che cosa? Non mancano le risorse. Ragazzi, io quando dico non credo che si debba fare movimenti politici, prima non si è se stessi. Ma l'essere se stessi, l'arrivare al superamento dei propri limiti umani, non è una cosa che deve essere fatta con pesantezza. Questa è un'altra cosa. Che vuol dire? Sta a sentire sempre Umberto Bianchi, Orazio che parla, o Gabriele, per carità! Deve essere fatta con quella stessa leggerezza con cui noi ci andiamo a prendere un aperitivo da qualche parte, con cui noi parliamo con qualche persona. Ma quando tu a un certo punto parti con quella persona e dici: guarda, ma ti rendi conto che cosa sta succedendo? Ci stai pensando? Allora gli ha fatto un passo avanti colossale. Senza questo passo avanti, signori, non c'è movimento politico, non c'è partitucolo, non c'è congrega, non c'è nulla, c'è solo una banda di sfigati che litigano tra loro e non sanno andare. Vedete, io mi candiderei pure per il Parlamento, se mi capita. Certo, se io dovessi fare un movimento politico, dovrebbe essere, come questo penso tutti, opposizione totale. Non esiste mi dai un assessorato, un posto. Se mi dai la maggioranza, non governo finché io non ti vedo in ginocchio a te sistema, finché non vedo Speranza e questi qui che scappano via, stanno in galera, allora veramente le cose andranno bene. Ma per avere questo bisogna arrivare a quella coscienza del sé, a quella pienezza del sé, senza la quale i nostri amici non si va, miei cari, da nessuna parte. Non si, l'abbiamo visto, lo vediamo, non vi sto raccontando storie, i nostri movimenti di opposizione, no vax, anti-global, quello che volete voi, come sono finiti?
nel nulla. Perché? Proprio perché non sono decisi a essere se stessi. Non hanno quella forza, quel timos, quella cosa di dire adesso io le cose me le prendo. Tu i soldi miei per fare la guerra a quello lì che pippa la coca che sta a Kiev, oppure per fare le politiche eco green e rovinarmi la casa e farmi spendere miliardi, oppure per altre porcherie, non li prendi. Tu i soldi miei dal conto in banca perché io devo pagare su 10 euro un euro di signoraggio, ma te lo scordi, ma tranquillamente, senza violenza. Un atto magico, cioè che cos'è la magia? A divenire alla realtà, la creazione di un essere nella realtà solo con la forza del pensiero, ma la forza del pensiero che poi si fa concretezza. Ragazzi, io vi ringrazio dell'attenzione. Grazie a tutti. E adesso io la parola al nostro cliente fluente. Questo lui è veramente un'esplosione. Scusa, che ho dato. Allora, mi sono portato due dei miei testi, dei miei libri, in cui parlo sulla falsariga appunto di quello che ha espresso poco fa Umberto, di quello che è il globalismo visto in una maniera più concreta. Allora vi annuncio un'informazione che ho già annunciato varie volte, ma non è mai stata ricevuta abbastanza bene, cioè che la gente non lo sa, ma noi abbiamo depositato fra le circa 800 nel corso degli ultimi 20 anni anche una ventina di querele contro le banche, cominciando dalla Banca Centrale Europea, Banca d'Italia e banche commerciali. La gente non lo sa, ma c'è un processo in corso da 4, forse 5 anni, non lo so, adesso sta per scadere il termine, a Vibo Valentia. Noi l'abbiamo depositato in tutti i 137 Procura della Repubblica italiana, e quella, guarda caso, meno fastidiosa, quella più decentrata, quella più scarsa, è quella che ha però evidentemente qualche giudice, qualche procuratore ancora con qualche sentimento in testa, nazionalista, ovviamente ha pensato che quello che dicevamo, circa 300 pagine di denunce e circa 400 pagine, per forse 500, di documenti allegati, dove dimostriamo tutta una serie di informazioni, di fatti inconfutabili, perché non abbiamo, quando ancora esisteva il giornale Rinascita, sì, non mi veniva, quando esisteva Rinascita, abbiamo presentato alcune di quelle querele lì, le abbiamo addirittura pubblicate in un inserto di quattro facciate all'interno di Rinascita. Nessuno ha detto bah, nessuno di quelli al governo, di quelli al potere. Cioè, io li denuncio pubblicamente con 35.000 copie al giorno per varie uscite che è stata questa volta, questa cosa, e non abbiamo mai ricevuto una sola controquerela. Che vuol dire? Non lo so. Secondo me è un attestato di purezza della filosofia che ci ha condotto a quelle conclusioni. Allora, io vorrei leggere però l'ultimo capitolo di questo mio primo libro, alcune pagine, non tutto, perché il capitolo è lungo una 25ina di pagine, che però la dice chiara su quello che sta succedendo, andando un po' più nel dettaglio. Allora, il titolo del quinto capitolo si chiama, il capitolo 36, si chiama La finanza postmoderna del delirio. E questo l'ho scritto una decina d'anni fa, quindi quello che è scritto qui ha 10 anni, ma è attualissimo. Allora, comincia: la Tesla ha recentemente superato come valore in borsa la Ford. I mercati si contendono il titolo che va a ruba. I capitalisti privati fanno a gara a dare capitali al fondatore di Tesla, il generale Elon Musk, miliardi di dollari, anzi decine di miliardi di dollari. E come tutti sappiamo, i privati sanno a chi merita darlo. Ma guarda, poi i privati, parliamo sempre di questi privati, non chiunque. Dunque, giustamente, Tesla supera oggi in borsa, guardiamo i 10 anni fa, ma adesso ancora peggio, in borsa il valore di Ford. Anche Tesla, come Ford, le auto, fa auto, ma ne ha vendute l'anno scorso, cioè nel 2018, scorso 76.000, mentre la Ford 6 milioni. Vero è che con l'auto Tesla
perché le auto Tesla sono elettriche, dunque molto chic, ecologiche, prestigiose da avere a Silicon Valley, fra i nuovi miliardari creatori di start-up, e quindi costose $101,300, mentre la Ford fa utilitaria. Tralascio tutto il resto, questo per dire che se non vorrei annoiare e distrarre troppo l'attenzione, ma questo per dire che esiste una realtà globalista finanziaria che fa e gestisce, crea mostri, nel concetto latino di mostrum, che non hanno nessun senso logico nella realtà oggettiva. Non esiste un'accettazione di un ragionamento del genere in una mente sana, perché se quello fa 76.000 auto, di cui poi ne deve ritirare circa 35.000 perché non vanno bene, e la gente, questa gente qui, questi super ricchi, queste finanziarie mondialiste finanziano questi progetti, vuol dire che il loro intento è di distruggere l'economia, non di crearla. Distruggere l'economia sana per creare quella fittizia che non è diretta verso di noi, ma anticipo un concetto che andrebbe discorso poi successivamente, ma questo sta a dire che c'è un progetto che non è quello che l'umanità ha seguitato per 300 o 500 mila o 3 milioni e mezzo di anni da quando è stata scoperta Lucy, la scimmia ominide. Cioè c'è un problema, come ha detto in maniera molto descrittiva e sintetica Umberto, cioè siamo di fronte a una realtà modificata in tutti i sensi, sia in quella di accezione e accesso all'affluimento della cultura, della conoscenza, dell'informazione, e sia quella del ragionamento che produce quei risultati oggettivi. Cioè, noi siamo in un contesto, in un quadro di Babilonia, cioè una Babilonia di concetti ottusamente, maleficamente, maliziosamente messi in atto per distruggere il pensiero, oltre che la propria identità. Qui siamo alla distruzione dell'identità sessuale, patriottica, nazionalista, diciamo così, identitaria della propria etnia, e poi della famiglia, del genere LGBT e non così, della informazione deviata dei media, tutti i controlli. Basta ricordare l'altro ieri, siccome a Elkan non gli piaceva l'articolo, aveva scritto Repubblica, hanno mandato al macero 100.000 copie della Repubblica. L'altro ieri, lo sapevate? Sì. Vabbè, qualcuno lo sa, è una notizia che ha avuto un certo risalto. E questo per dire, insomma, che ci troviamo di fronte a una realtà completamente disgiunta dall'oggettività, dalla realtà concreta. Poi mandare a nascere la Repubblica, insomma, ce ne vuole. Ce ne vuole. Lo sappiamo, non entriamo nei dettagli, che no, non usciamo più. Allora, qui siamo di fronte a un attacco simmetrico, concentrato e come si dice, concentrato su un obiettivo che è la mente pensante, cioè vogliono distruggere il pensiero personale, individuale, il pensiero originario, non vogliono far traghettare le menti pensanti sul pensiero unico, come diceva lui. Cioè qui la cosa più incredibile è che queste cose noi le portiamo avanti, questi discorsi, da 20-30 anni. Cioè Giorgio Vitali, il mio vate, diciamo così, collega e vate, che ha 88 anni, che lo sta facendo da 60. Da 60 anni lui fa controinformazione, ha scritto su tante riviste, su tante testate, ne ha create delle sue. E io faccio l'elogio a lui, perché è stato sempre coerente in questi 88 anni, da quando ha avuto l'età senziente, ha portato avanti un progetto di identità, e gente come lui andrebbe idolatrata addirittura, perché non... E invece siamo qui in quattro gatti, tutti provenienti da interessi diversi probabilmente, che però non fanno massa abbastanza sufficiente per riuscire a portare avanti un progetto ideologico, come diceva appunto anche Umberto.
Il problema quindi è che noi ci troviamo a dover controbattere il potere immane e immanente della coercizione derivante dall'informazione deviata. La informazione deviata controllata dagli Elkan, ma come quarta barriera, diciamo quarta linea, perché prima di loro ci sono molti altri strati sopra, e quindi questo è il discorso. Noi ci troviamo a dover difendere la nostra identità personale, sociale, familiare e così via, di fronte a questi assalti continui, di questo bombardamento continuo che noi subiamo attraverso la comunicazione ufficiale, anche nelle università, perché addirittura ti ricordo una cosa, qualche giorno fa è uscita un'informazione che quando l'ho sentita ho avuto un soprassalto, nonostante le mie debolezze attuali, cioè una tizia, tipo la signora quella della Colomba, come si chiama la tizia? Non mi viene in mente. Della Colomba finanziata per scopi umanitari, no? Che in realtà si sono inventati i soldi. La Ferragni. Allora, non la Ferragni, che già sarebbe un nominare, ma una diciamo analoga alla Ferragni, è stata nominata professoressa docente alla Bocconi per insegnare comunicazione. È una cosa allucinante, questa non si sa neanche se si è lavorato o meno, perché non è importante, io ho fatto due corsi di laurea e non ne ho finiti manco uno, però ho cercato sempre di migliorarmi poi successivamente. Quando mi sono reso conto, anche io, torna di 20 anni che ci ho messo un po' io, perché credevo ancora nell'anarchia di destra, io sono anarchico di destra, sono sempre rimasto anarchico di destra, anche io, come Giorgio. Cioè noi abbiamo dei punti inamovibili teorici, filosofici, poi diciamo operativamente facciamo tutte le modifiche del caso momento per momento, però ideate su quella base lì. Quindi quando vedo qualcosa, un'evenienza tipo questa qua, di questa signora, che non so chi cavolo sia, che va a proporre una visione del mondo incentrata sull'egocentrismo più assoluto, e a proposito di egocentrismo mi rifaccio anche a quello che lui ha detto poco fa, è una cosa che veramente non sta in piedi. Cioè, però vedi che il mondo va avanti sotto una determinata direttiva, non direzione, direttiva, perché questi signori vengono lì messi apposta. Un Gard Lerner non arriva lì per caso, Gard Lerner, questo l'ho detto in un'altra occasione. Allora, non voglio andare troppo nel dettaglio, ma quando ero nei comitati studenteschi nel 68, ero di spalla perché come Galloni ci conoscevamo, diceva una amica, no, ma me l'ha detto un'amica che io manco me lo ricordavo più, con Nino Galloni, anche lui ci incontravamo a questi collettivi e noi eravamo menti pensanti, anche allora c'era il pensiero unico comunista, o eri con loro oppure zitto te che sei fascista, pure se tu eri il più lontano possibile dal fascismo. E con lui abbiamo fatto una serie di cose, ma quello che è stato più importante è stato il fatto di essere delle voci pensanti, cioè delle menti pensanti, il che screditava la massa, cioè come tu ti permetti di avere un pensiero diverso. E questo è successo 40, 50, 60 anni fa, non è cambiato niente, è solo cambiato la modalità di proporlo, adesso hanno un altro nome, ma la modalità e gli individui che compongono questa collettività sono sempre le stesse nullità che proponevano il loro pensiero, che non era manco il loro ma era diretto da qualcuno. E però questi signori erano stati scelti, non erano un caso. Allora, per esempio, Gard Lerner, che è pure parente con Profumo, presidente di Unicredit, se mi ricordo bene, fa il giornalista, e come lui, Paolo Mieli e tantissimi altri, non mi ricordo più, erano i soci fondatori di
Lotta continua. Lotta continua. E i soci fondatori di Lotta Continua sono ancora che dirigono le testate televisive e giornalistiche, stanno ancora lì. Hanno condizionato la mente per 60 anni, 70 anni della gente. Hanno condizionato il pensiero pubblico italiano. È il pensiero identitario italiano. Questo per dire che ci troviamo in un sistema in cui ormai gli schemi sono tutti bloccati. Cioè, se noi oggi volessimo partecipare per caso, io non so, sono anni che faccio pubblicità, sono anni che ho scritto una serie di testi, ho proprio un vademecum, un libretto pronto per non andare a votare e dichiarare la propria identità di fronte al seggio, di fronte al presidente del seggio, e dichiarare le motivazioni e le devo registrare e mettere al protocollo, cosa che gli altri invece, gli altri votanti non fanno, non possono dire la loro opinione. Invece non andando, cioè andando dal presidente del seggio deve mettere a verbale la vostra dichiarazione, e noi abbiamo fatto i volantini, ci sono tutte le varie cose che a disposizione già da anni, da almeno 10 anni. E questo per dire che ci troviamo di fronte a un sistema che è completamente inossidabile, inamovibile. Quindi andare a pretendere, come fanno alcuni di questi nuovi gruppuscoli arrivati così alla rifusa per il Covid e compagnia varia, questa gente qui non si rende conto che andando lì perde solo risorse, tempo, denaro e quant'altro, quando invece il sistema è possibile aggredirlo attraverso il controllo del denaro, non attraverso il mandato elettorale, perché bisogna prima essere eletti. C'è l'8 al 4%, devi fare raccogliere 750.000 firme se non c'hai il deputato o il senatore e compagnia bella, e alla fine magari sei pure eletto, ma sei uno scemo, lo scemo del villaggio in mezzo a 600 controllati dal sistema, quindi non riuscirai mai a fare nulla di niente. L'unico sistema, l'ho detto un attimo fa, è attraverso il controllo della moneta, e questo si può fare perché la moneta ha molte manifestazioni. Una di queste manifestazioni tecniche, uno strumento tecnico, è la cambiale. Noi possiamo utilizzare la cambiale per pagare qualunque cosa da oggi, non fra 20 anni, quando sarò eletto e chissà se mai riesco a far passare una legge. Quindi è questo il concetto, noi dobbiamo riuscire a capire l'essenza, la radice del potere. Il potere gestisce tutto attraverso il controllo del denaro, il ricatto, la minaccia, la blandizia, i favori e compagnia bella. Sempre col denaro, quindi qualunque cosa si faccia dal momento che nasci fino alla pietra tombale è tutto controllato attraverso il denaro. Quindi il sistema è aggredibile attraverso il controllo del denaro. L'unico problema che oggi si pone, inamovibile, inossidabile, è che noi ci troviamo di fronte, nel silenzio più assoluto dei mass media, ci troviamo di fronte al Moloch che ci sta per divorare. Noi abbiamo già adesso funzionante, a livello ancora embrionale e di basso livello, larvale, abbiamo un sistema androico che controlla appunto gli androidi, che ci sostituiranno in tutto a partire da oggi. Entro 15 anni saremo tutti controllati, cioè sostituiti dagli androidi, i quali androidi faranno tutto che quello che facciamo noi e meglio di noi. Non vanno in vacanza, non vanno il sabato e domenica alla messa, non vanno in ferie come ho detto prima, non si ammalano mai, lavorano 24 ore su 24, si ammortizzano oggi che sono ancora pochi con 2 anni di tempo. Questo per dire che noi ci troviamo di fronte a fronteggiare una problematica che con la prima rivoluzione industriale è stata assorbita facilmente, perché
visto che era fabbro ferraio, poi è diventato carrozziere. La seconda, rivoluzione industriale, poco più. La terza, ci siamo immersi ancora. E in questa terza noi siamo già al bivio con la quarta. In questi giorni arriverà la quarta, per cui noi ci ritroveremo a dover competere non avendo le armi, in quello che però fortunatamente un grande pensatore e grande scienziato e anche grande scrittore, che era Isaac Asimov, anche se ebreo, ma un ebreo col cervello in testa e anche buoni sentimenti, questo signore aveva previsto nel 1942 quello che sta succedendo adesso, e aveva previsto le tre leggi, facendo leva sulle tre leggi della termodinamica, le tre leggi della robotica. Sì. E aveva previsto esattamente, e quello dobbiamo applicare, perché se non applichiamo quelle tre leggi della robotica siamo fottuti, qualunque cosa facciamo, qualunque grado di livello sociale ci abbiamo, qualunque ricchezza ci abbiamo. Quindi arriveremo al punto, in questo contesto, che ci sarà un unico produttore, un unico gestore bancario, un unico compratore. Basta. E dimentichi il transumanismo. Sì. Vabbè, lascio la parola e non tediare troppo. Bravissima. Il nostro grande. Innanzitutto, buonasera a tutti. Allora, sono stati gli eccellenti relatori, mi hanno dato vari spunti su cui ragionare. La tematica sono le crisi internazionali. Vorrei fare una breve digressione per presentarmi a quanti ancora non mi conoscono. Si è parlato di altra scienza. No, io sono uno scienziato. L'altra scienza è quella che vi è stata rappresentata nel periodo della pandemia. Attenzione, io sono 30 anni che studio la scienza, le scienze, perché la scienza, come dicevano, non esiste, e proprio perché sono uno scienziato vero, mi sono avveduto dopo pochissimo che non esiste una disciplina che spieghi la complessità umana. Quindi il mio approccio è stato pluridisciplinare, ma anche mettendole insieme a livello pluridisciplinare non è sufficiente. Quindi se noi studiamo dalla filosofia, la psicologia, la psichiatria, la neurobiologia, la biochimica organica, l'endocrinologia, la fisiologia, ovviamente l'anatomia, non è sufficiente. Manca un aspetto: l'ambiente. Non a caso i miei studi si sono orientati sulla coevoluzione tra l'individuo e l'ambiente. Per fare, alcuni anni fa ho individuato il più importante meccanismo neurobiologico alla radice dei processi di attaccamento e di cooperazione gruppale, quindi come i gruppi si associano, le aggregazioni, conflittualità e ovviamente i processi di gregarismo e leadership che ne conseguono. Adesso posso passare alle crisi, perché il concetto di altra scienza è una cosa, perché ci hanno, nel tutto il periodo della pandemia, se ci fossero state delle reali basi scientifiche, ne hanno dette talmente tante che hanno screditato la scienza vera. Attenzione, il punto è un altro. Molte persone ho sentito dire: ma non vedi, la scienza si contraddicono. No, attenzione, scienza deriva da scire, la scienza deve dimostrare. Già i greci 2500 anni fa disceveravano tra la doxa e l'episteme, le opinioni dei molti e le verità dei pochi. Scienza è ciò che puoi dimostrare, e in una fase sperimentale ovviamente ed evidentemente devi solo raccogliere dati. Quindi far passare per scienza ciò che è in una fase sperimentale è patentemente criminale. Una menzogna criminale, soggiungo. Prima cosa. Ma ce ne sono state tantissime di cose, senza entrare nello specifico, perché vi potrei dire... Allora, dalle crisi dobbiamo analizzarle in vari modi, no? Senza parlare di... ma parlate di complotti? No, io non credo ai complotti. Io credo agli interessi e ai conflitti di interessi, che sono un'altra cosa. E gli interessi sono enormi. Se noi vediamo tutte le grandi crisi che si sono succedute negli ultimi 25 anni, dalla guerra in Iraq... dove 18 stati vergognosamente hanno attaccato, no? Ci ricordiamo la guerra in Kosovo, senza alcun motivo,
perché abbiamo avuto dal segretario generale delle Nazioni Unite tutti quanti che hanno detto, hanno poi alla fine ammesso che era sufficiente quei 2000 persone dell'OSCE per riuscire a mantenere una situazione di pace tra quello che era la conflittualità endogena che in 4 anni aveva visto 2000 morti col bombardamento che hanno fatto stragi ineffabili. Quindi dicevo, se noi analizziamo tutte le grandi, però ecco, da questa crisi, se noi vediamo, l'Europa ha speso 100 miliardi dopo per la ricostruzione. Anche adesso l'impegno che vediamo di Macron, che si sta dando da fare, già si stanno dividendo le spartizioni dell'Ucraina, già stanno decidendo quale paese spetta chi e cosa. Questo è, non ci sono complotti, ci sono interessi e grandi conflitti di interessi. Noi potremmo fare tantissimo, però qui prima qualcuno ha detto, Orazio mi sembra, ha detto una cosa in parte condivisibile, cioè dice in fondo siamo pochi e disorganizzati. È vero, di contro il mondo è guidato da pochi, ma chiunque abbia i minimi rudimenti della scienza politica sa che il potere non è dato dalla quantità, ma dalla coesione, dall'organizzazione e dalle risorse che si posseggono. Noi abbiamo delle elite plutocratiche e globaliste per ovvi motivi. Continuamente sentiamo dire anche dai nostri più alti rappresentanti che il sovranismo è un problema. E perché è un problema? Preciso, io amo sempre coniugare a livello pluridisciplinare, se devo spiegare la politica, l'etimo stesso di politica, politiche deriva da arte del governo, governare significa condurre, indirizzare, l'oggetto del governo, della politica è l'uomo, quindi il governo dell'uomo sull'uomo, pertanto innanzitutto dovrei conoscere l'uomo per parlare di politica, cosa che non ben poche persone conoscono in modo approfondito. Oggi attraverso il denaro il problema siamo proprio noi scienziati. La maggior parte degli scienziati oggi sono stati corrotti. Parti sono ignoranti perché abbiamo avuto medici, io l'altro giorno vi racconto un breve aneddoto personale, parlando con un amico che stimo, un imprenditore capace e tutto quanto, mi ha detto, ma sai, mio figlio non sta molto bene. Dopo il vaccino ha avuto problemi, ha fatto, ma perché l'hai fatto vaccinare, perdonami, ho fatto, quanti anni ha? 17 anni, e perché l'hai fatto? Ma io ci ho pure parlato, vedi, uno, il genitore rappresenta la norma, non è un amico, rappresenta quella norma all'interno del quale i figli devono stare, perché quella norma gli farà capire qual è il perimetro entro il quale si devono tenere, altrimenti saranno poi le forze dell'ordine a dire questo limite è stato superato. Quindi i genitori rappresentano una norma e il dialogo senza dubbio, ma qua in questi casi dice, ma poi sai, c'è stato un mio amico che io stimo, un professore universitario, un medico, lui l'ha fatto proprio ai suoi figli, io lo stimavo, fatto amico mio, tu hai mal riposto la tua stima, perché perdonami, a tutt'oggi non si sa cosa c'è dentro quel farmaco. Pertanto un medico che caldeggi un farmaco di cui non conosce il contenuto e di cui non conosce i potenziali effetti avversi, perché oggi sia AIFA che EMA hanno ammesso, quindi coloro che dovrebbero gestire, che non vi erano studi di sicurezza ed efficacia, pertanto di genotossicità e cancerogenesi. Posso stimarlo? No, non posso stimarlo, perché opera al di fuori della logica. Mi spaventa una persona che abbia un ruolo nobile, perché un medico svolge un ruolo nobile, mi spaventa. Ed è quello che io stavo analizzando, tutti coloro che ad esempio non si sono vaccinati sono stati definiti dai media no-vax.
e gli altri sono provax. Ma analizziamo, queste persone sono contro qualcosa? Cerchiamo di analizzare, e per un attimo vi chiedo solo di scansare, avrete tutti maturato ovviamente un giudizio morale in merito, bandiamolo e abroghiamolo per un attimo. Allora, queste persone che hanno scelto di vaccinarsi, poiché non c'erano studi di sicurezza ed efficacia, non si sapeva cosa c'era dentro perché è tuttora sotto segreto militare, su quale basi hanno assunto decisioni? Sul caldeggiamento di Speranza, Draghi, Galli, Bassetti, chiunque sia, non voglio fare nomi, non ha importanza, persone che a livello di scienza non avevano elementi, quindi queste persone hanno di fatto seguito, hanno ubbidito internalizzando acriticamente quello che era la propaganda mediatico-governativa. E i Novax invece cosa hanno fatto? I Novax hanno utilizzato l'intelligenza. In assenza di dati non hanno scelto. Qui non si tratta di dire ma dentro c'è, non c'è. Io non faccio queste ricostruzioni che potrebbero essere da complottisti. Non lo so. Ma come scienziato, io ove non so, e faccio presente che il nostro sistema nervoso autonomo e la stessa intelligenza in larga misura si è evoluta proprio per questo, per ridurre le complessità e le incertezze. Davanti all'incertezza, il nostro sistema nervoso autonomo, che si divide, saprete, insomma, sicuramente simpatico e parasimpatico, si allerta, ipervigilanza, aumenta pressione arteriosa, frequenza cardiaca, si rilasciano corticotropine, si dilata la pupilla, si blocca i processi digestivi, sfinteri, via dicendo. Cioè, ci prepariamo all'attacco o alla fuga, perché c'è uno stato di emergenza. Davanti a questo stato, noi cerchiamo di raccogliere informazioni. Quindi, da un lato, queste persone, io li chiamo... i provax li chiamo no brain, cioè persone che non hanno utilizzato la testa, signori miei, mentre coloro che non si sono vaccinati, per utilizzare proprio terminologie spicce, ma per irridere questa gente, sono i C-brain, coloro che in virtù della loro intelligenza non hanno intrapreso un cammino in assenza di dati. È semplicissimo, è logica. C'è un virus letale che non conosco, circolare ministeriale 8 aprile 2020, si raccomandano di non fare autopsie, che è il metodo da 3.000 anni impiegato per conoscere patogeni. Allora, oggi abbiamo fra l'altro microscopi e centrifughe, possiamo vedere gli organi cellulari, senza tener conto che se entro un attimo tecnicamente, quando c'è un virus, allora la SARS-CoV-2, c'era stata una SARS precedente. Quindi faccio presente, al di là di che vi facevano ripetere i vaccini, ma le nostre cellule, a meno che non si vogliano riscrivere tutti i testi di biologia, ma noi ce le abbiamo a casa, quindi non basta manipolare internet. Per noi che abbiamo studiato, ce le abbiamo a casa di 20-25 anni fa. E le cellule hanno memoria. Quindi quando c'è un virus nuovo, e semplifico molto, il gene dell'anticorpo che si deve sviluppare, si sviluppa nel nucleo delle cellule immunitarie immature, che hanno tanti segmenti genetici. Allora, gran parte del filamento della SARS-CoV-1 già c'era in memoria di tante persone, sarebbe stato sufficiente dire chi è che ha sviluppato la SARS prima? Quella persona probabilmente era sintomatica, molto probabilmente perché aveva già copertura, da quello si poteva prendere il sangue, vedere subito gli anticorpi, come basta usare un po' di intelligenza e conoscere biologia biochimica organica, basta studiare, questa è scienza vera, però la loro non era scienza, la loro è creazione, per carità, io rispetto tutto e tutti, ma qui abbiamo giocato con la vita delle persone, che è un'altra cosa. Potrei parlare, insomma, volevo difendere soprattutto la logica di coloro che saggiamente, ogni qualvolta si trovano, io passo la mia vita a studiare, a fare ricerche, sono 30 anni che sono passato da una disciplina all'altra, perché mi rendevo conto che ogni qualvolta mi ponevo domande, la verità,
non sapevo rispondere e mi rendevo conto che dovevo approcciare ad altre discipline. Solo così puoi fare. Il punto è che oggi la formazione è iperspecialistica, pertanto è nozionistica. L'iperspecialismo ha una funzione. Non a caso dal 75 stiamo perdendo 2,3 punti di quoziente intellettivo ogni 10 anni. Io sento medici, avvocati, magistrati, persone non più in grado di fare un'analisi. Tutti questi ragionamenti che io ho fatto, basta avere logica, principio della logica aristotelica, principio di non contraddittorietà, i benefici sono maggiori dei rischi. Ma scusate, io faccio firmare un consenso informato, manipolazione linguistica, se è sotto segreto militare come può essere un consenso informato, già quello mi blocca, logica. Dopodiché faccio firmare un consenso informato che non conosco gli effetti a lungo termine, però ti dico che i benefici sono maggiori dei rischi che ti ho appena detto che non conosco. Signori, logica. Se usate la testa, c'erano mille modi per dire: signori, qui mi prendono in giro. Senza entrare poi nei tecnicismi del genoma, quelli lasciate stare, magari capisco che la maggior parte delle persone non hanno nemmeno interesse a studiarsi la genetica o la biologia, bene, ma questi ultimi esempi sono di mera logica, quindi il dubbio è sano, la scienza inizia dal dubbio. Di contro io non sono contro nulla e nessuno, quando pensiamo all'informazione, la prima manipolazione è questa. Informazione. Faccio un esempio sempre in campo biologico: prendo un organismo monocellulare, lo pongo in un ambiente nuovo, il primo processo è di adattamento, il secondo è di colonizzazione, cercherà di colonizzare l'ambiente. Qual è il miglior modo che ha un organismo per colonizzare l'ambiente? Cosa vi viene in mente? Conoscere il territorio, giusto? Quindi raccogliere informazioni sul territorio. Se io non conosco quel territorio, io sarò innanzitutto sempre in ansia, in quello stato d'allerta, ipervigilanza di cui parlavo prima, corticotropine, pressione arteriosa, quindi sono sempre in allerta. Non posso prevedere le minacce, cioè la conoscenza del territorio soprattutto non mi serve solo per regolare l'omeostasi, quindi la biologia endogena, ma mi serve proprio per Prometeo, Prometis, colui che antevede, cioè vedere prima quelle che sono le potenziali minacce che il territorio ha, le sue insidie, no? Compreso questo, abbiamo compreso che l'informazione è la cosa più importante addirittura del denaro. Io sono d'accordo su quello che dicevo Orazio sul discorso della moneta, ha detto delle cose molto interessanti. Ma oltre al denaro e prima del denaro c'è la comunicazione. Non esiste potere che sia tirannico, che sia democratico, che sia oligarchico, che possa reggersi senza il consenso popolare. Ecco perché vi devono raccontare tante menzogne. Quello è la base di tutto, l'informazione. Compreso questo, come mi posso meravigliare se le persone mi mentono? Io vuol dire che ho passato una vita vivendo con un'ingenuità ineffabile. È la norma. Addirittura in natura molti animali sviluppano strategie ingannatorie. L'inganno è norma. L'hanno detto da Machiavelli, senza passare, tornando indietro, da Machiavelli a Churchill, no? Le menzogne sono così importanti che vanno difese da una cortina di menzogne. Lo diceva Machiavelli, che diceva: non sempre dico ciò che penso, ne penso ciò che dico. Ma è normale questo. Quindi l'informazione è il grande potere, dubitiamo, e soprattutto quel tipo di informazione che viene governata. Quanto ai poteri, e concludo qui, oggi le grandi plutocrazie hanno raggiunto tutti i campi del potere, quello monetario, che saggiamente evidenziava Orazio. Lui pure parlava come me del processo dell'informazione, e quella la tengono in mano totalmente. L'intelligence. Pochi sanno, dico una cosa, che quando noi parliamo, le crisi internazionali nascono da che cosa? Da delle minacce che ci vengono presentate. Chi è che analizza
le minacce. Ci sono degli analisti che analizzano comunque sia le minacce, l'intelligence. E faccio presente che i budget delle forze armate, così come dell'intelligence, dipendono dall'entità di quelle minacce. Se crescono le minacce, il loro budget sarà maggiore. E sono loro a fare i rapporti sulle potenziali minacce. Soggiungo che dopo l'11 settembre con Bush sono subentrate gran parte dei fondi, vengono date ad agenzie private. Cioè ci sono plutocrati che hanno il proprio esercito, agenzie private. E attenzione, perché le persone non pensino, ma allora queste persone però lavorano per lui, fanno poi ruoli. La maggior parte di queste persone dell'intelligence vengono dal pubblico. Poi hanno avuto ingaggi ben più remunerati e se ne vanno dall'altra parte. In stazioni CIA o NSA, in Iraq, in Pakistan, quindi Baghdad, Islamabad, il numero dei agenti regolari era inferiore a quelli delle agenzie private e questi addirittura erano sotto la supervisione loro, quindi queste persone hanno un potere enorme. Io potrei continuare ora a raccontarvi tutte queste cose solo per dirvi una cosa: dubitate, perché questo è il primo sbadiglio della ragione. Grazie.